Il tema dei temi, quello che riguarda invece sia il discorso commerciale ma anche quello delle famiglie, è quello soprattutto legato all'energia. E quindi noi, che siamo il terzo polo e che ci chiamiamo l'Italia sul serio, il nostro slogan, diciamo che le nostre proposte, soprattutto per quanto riguarda l'energia, ma anche, lei mi diceva, della sanità, sono proposte che non hanno colore. Non sono né di destra né di sinistra, ma sono le proposte vere, le proposte serie che risolvono i problemi, che provano a risolvere i problemi dell'Italia. Io dico sempre che ho due figli, uno di 20 e l'altra di 17, tengo al mio futuro ma tengo molto anche al loro futuro. E se tieni al futuro nostro ma anche dei nostri figli, non puoi non pensare a una riforma per quanto riguarda l'indipendenza, per arrivare all'indipendenza energetica radicale. Ecco, sia il centrodestra che il centrosinistra hanno delle contraddizioni bestiali sulle loro proposte. Non dimentichiamoci che la Meloni fino a ieri raccoglieva le firme contro i rigasificatori. E cosa che invece noi mettiamo tra i primi punti per risolvere nel breve periodo il discorso energetico. E noi lo facciamo perché al nostro interno non abbiamo nessun alleato che è contro questa cosa. Il programma nostro, quindi io vengo da Italia Viva, con il programma di azione sono due programmi identici. Ci contraddistingueva un pochino la questione del reddito di cittadinanza, perché noi dicevamo che lo abolivamo del tutto, loro dicevano che lo in qualche modo rivedevano, ci siamo allineati, quindi rivedremo il reddito di cittadinanza, lo rivedremo in soldoni, dicendo che alla prima offerta di lavoro, logicamente, chi prende il reddito, se non l'accetta, il reddito di cittadinanza non lo avrà più. Non solo, ma chi prende il reddito di cittadinanza è giusto anche che si formi, quindi vada a fare un corso di formazione, perché in Italia serve un sacco di operai, di gente specializzata che nelle fabbriche, nelle nostre fabbriche non si trovano. Per tornare al discorso energetico, quindi noi siamo per le energie rinnovabili, come dicono tutti, però noi lo siamo davvero, cioè non è possibile che non riusciamo a mettere una pala eolica sul Catria. Io per il lavoro che faccio sono stato nel pool di persone che doveva rimpiantare una pala eolica già presente nel Catria. Non siamo riusciti a rimettere la pala eolica perché per i lacci e lacciuoli, per il mondo ambientalista, perché anche una pala eolica fa impatto. Ecco, ho detto della Meloni con i rigasificatori, ma nel centrosinistra è la stessa identica cosa, cioè energie rinnovabili, poi abbiamo il mondo ambientalista che gli fa impatto anche una pala eolica. Ecco, quindi le proposte serie per un'Italia sul serio, come diciamo sempre, ce l'abbiamo noi del terzo polo.